Un po' vorrei, ma non posso. Ciao a tutti, sono Mauro, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di una racchetta che è stata espressamente richiesta alla community. Forse nella speranza di poter utilizzare una racchetta che assomigliasse alla versione 97-710, ma essendo più facile. Vedremo nel corso della recensione se effettivamente sarà così. Benvenuti alla recensione completa di Yonex Percept 100. Come dicevo, questa è una racchetta che se non fosse stato per voi probabilmente non avrei mai recensito, perché è chiaro che Percept 100 non è la Percept di riferimento, lo sono le sue versioni un po' più pesanti. Infatti Percept è una racchetta che fa del controllo, della precisione, le sue caratteristiche fondamentali, e questo spesso significa essere una racchetta magari con un piatto corde un po' più piccolo, un peso un po' più alto, un bilanciamento un po' più basso e un profilo un po' più sottile, mentre lei ha delle caratteristiche che sono abbondantemente diverse da queste. Infatti lei ha un piatto corde 100, un peso di 300 grammi, un bilanciamento di 32 cm, un valore di rigidità di 66 e un profilo che non è affatto sottile, anche se costante, ed è di 23 mm. Il design è lo stesso che avete già visto nella recensione di Percept 97-310 e continua a essere molto bello. Onestamente Yonex difficilmente sbaglia da questo punto di vista. Percept è sicuramente una racchetta che in mano non sfigura, ha dei colori più tenui rispetto all'ultima versione di Yonex V-Core Pro, ma questo design, che allo stesso tempo è vintage e moderno, devo dire che anche dopo mesi dall'uscita della recensione di Percept 97-310 continua a piacermi molto. Cominciamo a parlare di lei in campo. Sicuramente Yonex Percept 100 in mano sta in maniera più semplice di 97-310. Non ha fatica il braccio e si gestisce molto bene. L'unica cosa è che ogni tanto può sembrare un po' giocattolosa. Infatti devo dire che, ripeto, con lei mi sono trovato abbastanza bene in campo a tenerla in mano, a muoverla, però ogni tanto mi è venuto a pensare, ok, ma la sostanza quando arriva? Per dirvi, secondo me, per esempio, nel topspin lei è discretamente buona a basso medio regime, mentre quando la si porta su ritmi un pochettino più alti, secondo me fa un po' di fatica, ed è esattamente l'opposto di quello che accade con le sue versioni più pesanti. Percept 100 secondo me ha uno spin da palleggio senza grandi pretese. Ogni volta che provavo a spingere con lei in topspin avevo sempre lo stesso feedback, ossia una palla che in realtà risultava stirata e che usciva fuori di parecchio e con tanta perdita di controllo. Mentre al ritmo un po' più basso, soprattutto magari in fase di difesa, lei, sempre per il fatto che, come dicevo, è molto maneggevole, non è male. Si ci riesce a difendere molto bene con Percept, perché appunto lei in mano è un fuscello e in fase di difesa sicuramente questa cosa aiuta molto, però in fase d'attacco, se si vuole utilizzare il suo topspin in maniera offensiva, devo dire che fa un po' fatica. I colpi piatti secondo me sono quello che lei sa fare meglio. Per 700 secondo me nei colpi piatti ha una buona esplosività e una buona potenza gratuita, e questo è il vantaggio di essere una 100-300. Infatti, per esempio, della versione 97-310 avevo detto che era una racchetta molto buona, molto potente anche, però che andava portata a un certo ritmo per essere attivata, bisognava portarla lì per farla performare, mentre lei concede molto di più anche a regimi un po' più bassi. Il colpo piatto, come dicevo, è decisamente meglio del suo colpo in top. Paradossalmente lei ho trovato molto più controllo giocando in maniera piatta che usando il topspin.
Il back non mi è dispiaciuto. Non è ovviamente paragonabile a quello di 97-310, però se penso a lei come una racchetta moderna e non come una racchetta classica, devo dire che non è affatto male. A mio avviso la sua qualità migliore è la sua manovrabilità, e di questo ne ho giovato nei colpi che ora andremo a vedere. Partendo dai tocchi, secondo me lei ha una buona manovrabilità, e questo a mio avviso è dovuto alla sua combinazione fra manovrabilità e al fatto che lei, nonostante abbia una rigidità di 66 punti in ra, sembra essere un po' più morbida in mano. Oltre al back, quindi, lei non mi è dispiaciuta neanche nei tocchi e nel gioco di fino. Sempre tendente al gioco attoloso, ma onestamente non è male. Molto bene, devo dire, a rete. Scordatevi le sensazioni che può darvi a rete, ovviamente una classica, però considerando che lei è una 100-300, a rete molto bene. Ho giocato con lei qualsiasi tipo di volée di incontro, volée piatta, di chiusura, di tocco, tagliata, insomma lei da questo punto di vista è in grado di far tanto e far bene soprattutto. Anche al servizio secondo me molto bene, ha una buona esplosività, una buona potenza facile che soprattutto nel servizio non guasta mai. Mi piace quando al servizio le racchette ci danno una mano. In generale penso che anche nel servizio Percept 100 è una racchetta di qualità, perché è tanto influenzata dalla sua buona manovrabilità, perché non ha tanta massa, tanta inerzia da trasferire alla palla, però si muove molto bene, e questo soprattutto nei servizi lavorati ad esempio si nota, perché il kick, grazie appunto al fatto che la muoviamo bene, salta tanto perché riusciamo a uscire veloce, a fare una buona pronazione, e anche i servizi slice riescono a stare molto bassi con un servizio piatto che, come dicevo, è molto potente ed esplosivo. Come avrete capito, quindi, la qualità migliore che ho riscontrato in lei è, come sta in mano, la sua manovrabilità. Perché a mio avviso tutte le cose che lei sa fare, ossia avere dei buoni colpi piatti, una buona varietà al servizio e rete, sono tutte qualità che sono figlie della sua appunto maneggevolezza.
e di come sta in mano, e non di altro, perché lei, lo ripeto ancora, non ha tantissima massa da trasferire. Spesso, come dicevo, è al limite del giocattoloso, però allo stesso tempo non è male e secondo me la pagnotta se la porta a casa. Ma volendo rispondere alla domanda d'inizio video, ossia se lei è una racchetta che possa un pochettino ricordare il suo utilizzo, le sue versioni più pesanti, 97, 310 o addirittura 330, vi dico assolutamente di no. Non ci sono proprio le condizioni per far sì che lei possa ricordare le due versioni più pesanti. È una racchetta troppo diversa da tanti punti di vista, se non da tutti i punti di vista. Motivo per il quale, se state cercando una Percept ma più semplice, non ve la consiglio. Ma se invece cercate una racchetta che, a parte il top spin estreme, in realtà sa fare bene tante cose, sta bene in mano, ve la consiglio. Soprattutto a livello quarta categoria, secondo me è una racchetta che può interessare a tanti. Magari ha un giocatore un po' più classico che non ricerca il top spin nel suo gioco, oppure un giocatore un po' più in là con l'età che si diverte magari a giocare qualche doppietto. Secondo me lei è una racchetta che può essere davvero interessante. Detto questo, quindi, come al solito, se siete interessati all'acquisto di questa racchetta, qui sotto in descrizione troverete il link all'acquisto seguito dal mio codice sconto. Se questa recensione vi è piaciuta, se siete stati contenti che vi ho portato finalmente per 700, fatemelo sapere attraverso un like o un commento qui sotto. Voglio sapere proprio cosa ne pensate del mio parere, e ovviamente vi invito a seguirmi su Instagram e a iscrivervi al mio canale Telegram, e cosa più importante, come al solito, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, che è la cosa in assoluto più importante. Detto questo, a me non resta che salutarvi e ringraziarvi e ricordarvi che noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui su Ragazzi TV.